appena preso lo stesso posto un altro pesce. Ecco, se riusciamo, senza fare troppo casino. Appena preso lo stesso posto un'iridea più piccola e è saltata fuori questa. Ma proprio non me l'aspettavo, bellissima, una fare stupenda, proprio bella bella bella, pinnatissima, due strisciate secondo me da uccelli anche questa, qualche uccello predatore maledetto, bellissima però, veramente bella 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 bella, sono contento. Sì. Stesso posto, tre pesci, dopo che ho fatto una fatica immane per prenderne qualcuno qua e là. Stessa tecnica, seggio in pelo di cervo, farfallina, chiamata come volete, pelo di cervo, a scendere dragando. Ed è la terza trota. 4 con l'affario di prima, più piccola di quella, due iridee non grandi come queste e due fari, una a discreta misura, anche questa comunque, e una bellissima fariolona, super in salute, stupenda, stupenda. Ciao bene, rifacciamo ripartire. Ho rischiato per la quarta trota nello stesso posto. Ho piantato una bellissima bollata proprio fragorosa, ma stavolta eccola qua. Incredibile, è incredibile. Allora, non riesco a prenderla, non è grande come quella di prima di sicuro, però vabbè, è divertente, cioè, vedere queste azioni di pesca è divertente, tante volte stai lì a fare il lancio curvo, a far scendere la mosca prima del finale. Poi in certe situazioni funziona così, eccola, funziona così, mosca che draga completamente, pattina proprio sull'acqua, simulando le seggine che vengono a depositare le uova o che cadono in acqua e nuotano, e i pesci rispondono in questo modo, a volte. Non sempre. Eccola qua. Vedi, al quarto tentativo ce l'abbiamo fatta. È pazzesco. È pazzesco. È pazzesco. Che dire? Che dire? Cosa posso dire? Cosa posso dire? Questa è un'altra fariotta, un'altra discreta fario. Una bella fariolina,
5 pesci nello stesso punto, negli stessi 3 metri di fiume, ho preso 5 trote. Dove prima non sembrava ci fosse niente. È incredibile. È incredibile. Beh. Con la foglia attaccata, ragazzi, non ci si può credere, non ci si può credere, avevo preso anche una foglia. E ho preso un'altra trota. Che brutta. È un'altra faria. Non ci può, guarda, beh, perché li ho filmate, ma fare, c'è ancora la foglia attaccata, cioè, incredibile, guarda. Guarda, c'è la foglia attaccata, e insieme alla mosca ha preso anche la foglia, io non so cosa dire. Ecco qua, avevo preso una foglia con la mosca sulla superficie e nonostante questo la trota ha attaccato e l'ho presa. Cioè, veramente non mi è mai capitato una roba così, prima volta. Liberiamo anche questa e siamo 5 nella stessa zona, anzi nello stessi 3 metri di fiume. Ma che bella, che meraviglia.